Ripetiamo la definizione di limite di funzione che abbiamo dato l'ultima volta. Allora io ho un sottoinsieme E di R, poi ho con 0 un punto di accumulazione ed E. Allora dico che il limite per x che tende a x con 0 di f di x è uguale a L appartenente a R, ovviamente f è una funzione definita su E a valori in R, se e solo se per definizione per ogni epsilon maggiore di 0 esiste un delta maggiore di 0 tale che x meno x con 0 minore di delta, x appartenente ad E e x diverso da x con 0, sto in queste condizioni, allora segue che f di x meno L è minore di epsilon. Questa è la definizione. Oh, come annotazione traccio una linea per far capire che se, invece di essere un sottoinsieme di R fosse un sottoinsieme di uno spazio metrico x con la distanza su x ed f fosse una funzione da E a valori in un altro spazio metrico con la distanza, con la sua distanza, allora si potrebbe dare una definizione perfettamente analoga. Il resto è uguale, x con 0 è un punto di accumulazione per E, allora il limite per x che tende a x con 0 di f di x fa L appartenente a y se e solo se per definizione per ogni epsilon maggiore di 0 esiste un delta maggiore di 0 tale che x appartenente alla sfera di centro x con 0 di raggio delta in x. Secondo scriviamolo meglio, sì. Cioè se la distanza che c'è in x si scrambia da x piccolo x con 0 è minore di delta se x appartiene ad E e x è diverso da x con 0, allora la distanza che c'è nello spazio di y di f di x da L è minore. Se ci pensate un attimo è esattamente la stessa definizione, perché questo, anzi per meglio dire, questo è un caso particolare di quella sotto, perché la distanza nello, diciamo in R non è altro che il valore assoluto della differenza, quindi distanza di x da x con 0 è il valore assoluto di x meno x con 0, poi la funzione va a finire di nuovo in R e di nuovo usiamo la stessa distanza di idea, quindi la distanza di f di x da L loro assurdi. Quindi questa sarebbe la definizione generale e questa è quella particolare. Però diciamo, lasciate adesso quella generale, la mettete in un cassetto, servirà quando servirà. Per adesso concentratevi su questo. Cominciamo a familiarizzare con questo. Oh, cosa possiamo notare in questa definizione? Beh, questa definizione cerca di catturare anche lei il concetto che quando mi avvicino a x con 0 nello spazio, diciamo, di partenza,
allora i valori di f di x si avvicinano ad L nello spazio di arrivo. Però mi ci devo poter avvicinare a x con 0, quindi x con 0 non deve essere un punto qualunque, ma deve essere un punto di accumulazione. Se vi ricordate, i punti di accumulazione sono quelli tali che quando vado a, quando vado a prendere questo insieme qua, intersecato E, non è punto. Anche se ci tolgo il punto x con 0. Quindi, questo insieme qui è sicuramente non vuoto. L'insieme dei punti che soddisfano queste condizioni è sicuramente non vuoto. Poi, un'altra cosa. Nella definizione, chiaramente, il comportamento della funzione nel punto x con 0 non conta. Ora, può darsi che x con 0 sia un punto di accumulazione per E e che non appartenga a E. In quel caso questa condizione è inutile, perché se stiamo in E e se x con 0 non appartiene ad E, questa condizione è automaticamente soddisfatta. Ma può darsi anche che x con 0 sia un punto di accumulazione per E che sta in E. I punti di accumulazione possono stare nell'insieme, ma anche no. L'abbiamo visto prima, no? Per esempio, prendete l'intervallo 0,1 aperto. L'insieme dei punti di accumulazione è tutto 0,1 chiuso. Quindi, per esempio, se io come E ho l'insieme 0,1 aperto, io posso fare il limite per x che tende a 1/2, perché sta in 0,1, ma posso fare anche il limite per x che tende a 1, perché 1, pur non stando in 0,1 aperto, è un punto di accumulazione per l'insieme 0. Ma in ogni caso, il valore di f nel punto x con 0, qualora ci sia, non interviene mai, che qua abbiamo la condizione che x deve essere sempre diverso. Poi ovviamente c'è la condizione che x appartenga a D, perché altrimenti il valore di F non è così. Quindi questa è la definizione. Poi ovviamente do anche la definizione di funzione divergente. Si dice che il limite per x che tende a x con 0, qua siamo nel caso particolare, siamo la funzione da R in R, di f di x uguale per esempio a più infinito, se solo se per definizione, per ogni m appartenente a R, esiste un delta maggiore di 0 tale che se x meno x con 0 è minore di delta, x appartiene a D e x è diverso da x con 0, allora f di x è maggiore di delta. Ovviamente meno infinito cambia che invece di maggiore ci sarà minore. Qua m può essere preso appartenente a R oppure può essere preso anche soltanto positivo. Se prendo m positivo, arbitrario, diciamo per ogni m positivo esiste un delta tale che f di x maggiore di R sta stesso. Se invece avessi meno infinito, qua prendo m positivo, qua dovrei mettere f di x minore, non di m, ma di meno m, perché un m positivo può scendere solo fino a 0, in quel caso dovrei mettere meno m. Queste sono cose banali, però ci dovete riflettere un attimo. Bene, anche questa definizione si potrebbe, diciamo, scatolare in quella cornice che abbiamo visto prima, quella la definizione di limite tra spazi metrici. Il problema è che non potremmo usare R come spazio metrico, e in particolare nello spazio di arrivo, no? Perché nello spazio di arrivo se uso R più infinito non c'è. Dovrei definire uno spazio metrico su R ampliato, sarebbe la cosa incontrerebbe qualche difficoltà, non lo facciamo, non abbiamo nessuna intenzione di farlo. Noi ricorreremo alla definizione
per tutto questo corso soltanto a questa definizione per funzioni reali di variabile reale, però la definizione tra spazi metrici comunque l'ho voluta dare, perché poi quando dovremo fare analisi 2 e altre cose ci verrà utile. Invece non sarà una definizione nuova, ma verrà utile, che è sempre la stessa definizione. Ok, allora detto questo, uno adesso dovrebbe fare la teoria dei limiti di funzione, così come abbiamo fatto la teoria dei limiti di successione. Per esempio, una funzione in un punto può avere al massimo un limite, può non averlo il limite, ma se ce l'ha è unico. Teorema dell'unicità del limite. Oppure, teorema del confronto, ci sta per le successioni, ci sta per le funzioni. Oppure, i teoremi algebrici. Se una funzione tende a 5, un'altra funzione sempre di x con 0 tende a 7, la somma tenderà a 5 più 7. E così via. In realtà tutto questo discorso si può evitare. Si può evitare perché? Perché in realtà l'abbiamo già fatto, cioè possiamo usare per stabilire tutti questi teoremi i teoremi già fatti per le funzioni. E dice, come facciamo? Quelli valgono per le successioni, non valgono mica per le funzioni. Allora, per poterli usare bisogna fare riferimento a un unico teorema nuovo che adesso facciamo, che si chiama teorema ponte. Ok? Questo teorema ponte è interessante di per sé, è un pochino complicato, però andiamo piano piano e quindi lo spieghiamo bene. Poi diamo, allora facciamo, il programma è questo. Adesso dimostriamo il teorema ponte. Dopo aver dimostrato il teorema ponte, facciamo un esempio di come si usa per dimostrare un teorema che valeva per le successioni anche per le funzioni. Facciamo uno o due esempi. Una volta che abbiamo capito che funziona, allora finisce là. Nel momento in cui capiremo che la teoria dei limiti per le funzioni è completamente analoga a quella per le successioni, tutto quello che abbiamo detto per le successioni, compresi i discorsi sulle forme indeterminate, saranno validi per le funzioni. Quindi le forme indeterminate delle funzioni non sono altro che le stesse delle successioni, cioè quando avrò la somma la forma indeterminata sarà più infinito meno infinito, quando avrò un prodotto le forme indeterminate sarà più infinito per 0, quando avrò il rapporto la forma indeterminata sarà 0 su 0 oppure più infinito, più o meno infinito su più o meno infinito, e così via. Comunque abbiamo delineato il programma, adesso lo dobbiamo attuare. Allora andiamo a vedere questo teorema ponte. Allora la situazione è questa: io ho E contenuto in R, ho x con 0 un punto di accumulazione per E, poi ho F che va da E a valori in R. Cosa afferma questo teorema? Afferma che il limite per x che tende a x con 0 di f di x esiste e vale L. Qua non c'è scritto appartenente a L, perché in realtà questo teorema vale anche se L vale più infinito o meno infinito, quindi vale anche nel caso di funzioni divergenti. Se e solo se, questa è una caratterizzazione, quindi qua non è una definizione, è un teorema. Per ogni x con n contenuto in E meno x con 0, tale che il limite di x con n sia uguale a x con 0, il limite f di x con n è uguale a L. Allora, una piccola annotazione
sulla scrittura. A parte il fatto che scrivendo me ne sono salito un po', non ho mantenuto il rigo orizzontale, però quando io scrivo per ogni successione eccetera eccetera succede che, allora ci metto virgola, succede che. Se invece avessi scritto x con n eccetera, allora avrei messo implica. È un problema di sintassi, quindi questa scrittura, oppure questa scrittura, è la stessa cosa. Se io prendo una successione contenuta in m x con 0 che converge x con 0, allora succede che quando io dico per ogni successione eccetera succede che, vedete, allora non lo dico, però il concetto è sempre lo stesso, quindi vedete come vi trovate meglio. Però ribadiamo l'enunciato del teorema, perché io ripeto sempre, se non capiamo le definizioni non sappiamo di che cosa stiamo parlando, se non capiamo gli enunciati non sappiamo che cosa stiamo dicendo. È chiaro? Capire le definizioni, per esempio, se io voglio imparare una lingua, il tedesco, devo capire le parole tedesche, se no non riesco a capire di che si sta parlando. Poi però non mi basta capire le parole singolarmente, devo capire anche la sintassi e la grammatica tedesca, perché quando mi dicono una frase in tedesco io devo capire il contenuto. Stesso discorso, devo capire la definizione, adesso devo capire l'enunciato, poi lo dimostriamo. Quindi cosa mi dice questo teorema? Dice che per verificare che il limite di una funzione quando x tende x con 0 faccia l, basta fare questo. Tu prendi tutte le successioni in E che si avvicinano a x con 0, ci vai a fare la funzione sopra, vai a fare il limite di successione e deve venire sempre L. Questa è la verifica che devi fare. In realtà questo enunciato ha una premessa. La premessa è che esistano successioni in E meno x con 0 che convergono a x con 0, che altrimenti non ci sarebbe nulla da verificare. Ma in realtà queste successioni esistono. Perché esistono? Perché il punto è di accumulazione. Se vi ricordate, abbiamo già verificato nella lezione scorsa che quando ho un punto di accumulazione è facilissimo costruire successioni in m di x con 0 che convergono a x con 0. Io prendo la sfera dicendo x con 0 di raggio 1 su n, la interseco con e, non è vuota l'intersezione, ci prendo un punto dentro, lo chiamo x con n, quella successione costruita in quel modo sicuramente sta in E, non è mai uguale a x con 0 e converge a x con 0. Insomma, se andiamo a fare una figura, qua siamo in una dimensione, qua sta x con 0, qui sta E, è chiaro che io posso trovare una successione di punti di E che si avvicina a x con 0. Perché? Perché ogni volta che prendo una sferetta vicino di x con 0 di un certo raggio ci sta qualche punto in E che sia diverso da x con 0, qualunque sia il raggio. Va bene, premesso questo, adesso andiamo a fare la dimostrazione. La dimostrazione in un senso è estremamente facile. Perché? Allora io già so che questo limite fa L, per esempio se L uguale a 7 fa 7. Allora devo prendere una successione che è fatta così e devo andare a verificare che questo limite fa 7. Allora cosa dico? Sia x con n contenuto in E meno x con 0 con il limite tale che il limite di x con n faccia x con 0, faccia x con 0. Poi dico sia
epsilon maggiore di 0. Ok? Allora io che cosa so? So che esiste un delta maggiore di 0 tale che se x appartiene ad E, se x è diverso da x con 0 e se x meno x con 0 è minore di delta, allora f di x meno L è minore di epsilon. Questo lo so perché ho questa per ipotesi. Ma allora io dico, vado a prendere, quindi ho fissato epsilon, con epsilon mi trovo questo delta, quindi adesso ho delta. Ma allora prendo questo delta qui e vado nella definizione di successione convergente. Cosa posso dire? Inoltre esiste un indice n tale che se n è più grande di n, x con n meno x con 0 è minore di delta. Delta è un numero positivo, è arbitrario. Però ricordatevi che qua già c'è scritto che x con n sta in e meno x con 0. Quindi x con n meno x con 0 è minore di delta, x con n è diverso da x con 0 e x con n appartiene a D. E quindi f x con n meno L è minore di epsilon. Allora, qual è l'idea? Allora, diciamo che questo è E. Qua ci sta x con 0. Allora, voi avete la funzione che va a finire su R. Allora, cosa succede? Io prendo L meno epsilon, L più epsilon. Allora, so che ci sta x con 0 meno delta, x con 0 più delta, questo è L meno epsilon, L più epsilon, tale che se sto qua dentro in un punto diverso da x con 0 ma che stia in E, allora i valori della funzione stanno qua dentro. Ma adesso prendiamo una successione contenuta in E che converge a x con 0. Contenuta in E meno x con 0 che converge a x con 0. Che succede? Siccome questo è un intorno di x con 0, da un certo punto in poi, definitivamente, cioè da n in poi, questa successione sta qua dentro. Allora, se questa successione sta qua dentro, i valori f di x con n stanno qui. Quindi lo ripeto. Io ho fissato epsilon maggiore di 0, cosa ho trovato? Che esiste un ni tale che se n è maggiore di ni, allora f di x con n è maggiore di f di x con n meno l è minore di epsilon. Che vuol dire questo? Vuol dire che la mia successione f di x con n tende a l, che è quello che dovevo dimostrare. Quindi, se vale questa ipotesi, è ovvio che vale questa tesi. Questa è la parte facile. Adesso dobbiamo dimostrare la freccia opposta. Fatemi cancellare qua un paio di righe. Adesso dobbiamo dimostrare la freccia opposta, cioè dobbiamo... Qual è la nostra ipotesi adesso? La nostra ipotesi
e che ogni volta che ho una successione del genere f di x con n come 0. Allora, diciamo, supponiamo questa parte si fa per assurdo. Supponiamo, questa è la parte più difficile, supponiamo per assurdo che non sia vero che il limite per x che tende a x con 0 di f di x faccia L. Questo che vuol dire? Cioè, deve esistere un epsilon maggiore di 0 tale che per ogni delta maggiore di 0 esiste un x tale che x sta in E, x meno x con 0 è minore di delta, x è diverso da x con 0 e contemporaneamente f di x meno L il valore assoluto è maggiore o uguale di epsilon. Questo perché, se vi ricordate, la negazione di una frase si faceva qua c'era per ogni epsilon diventa esiste epsilon, quindi qua c'è per ogni epsilon esiste un delta, quindi esiste un epsilon tale che per ogni delta. Poi, qua c'era per ogni x che soddisfaceva queste condizioni diventa esiste un x che soddisfa queste condizioni. Là c'era per ogni x che soddisfaceva queste condizioni valeva una certa cosa. Quindi qua c'è esiste un x che soddisfa queste condizioni e tale che la cosa non vale. Così si nega una proposizione in matematica. Tutti i per ogni diventano esisti, tutti gli esisti diventano per ogni, eccetera. Alla fine la conseguenza si nega. Quindi io adesso cosa faccio? Prendo delta uguale 1 su n. Quindi posso dire per ogni n appartenente a n prendo delta uguale 1 su n e quindi esisterà un x che dipende da delta ma che dipendeva solo da n, quindi x dipende solo da n, la posso chiamare x con n, tale che x con n sta in e, x con n meno x con 0 è minore di 1 su n, x con n è diverso da x con 0 e contemporaneamente f di x con n meno l in modo assoluto è maggiore o uguale a x. Adesso io posso osservare che la mia successione x con n è contenuta in E, perché tutti gli x con n stanno in E, in E meno x con 0, perché tutti gli x con n sono diversi da x con 0. Poi posso anche dire che il limite di x con n è uguale a x con 0, perché la distanza di x con n da x con 0 è minore di 1 su n, quindi x con n è compreso tra x con 0 meno 1 su n e x con 0 più 1 su n, per il torneo di due carabini converge. E posso dire che il limite E non è vero che il limite di f di x con n faccia L, perché se fosse vera questa cosa, se fosse vera questa cosa qui, beh, per ogni epsilon dovrebbe la successione dovrebbe essere definitivamente minore di epsilon, questa quantità qua, ma questa quantità qua è sempre, neanche definitivamente, sempre maggiore o uguale di epsilon, quindi non può essere definitivamente minore di epsilon. Perché scrivo non è vero che? Se scrivo il limite diverso da L, qualcuno può capire che il limite non fa L ma fa un altro numero. No, magari il limite non c'è. Quando dico non è vero che il limite fa 5 non significa che il limite debba fare 7, 9, 12 o più infinito.
Può darsi anche che il limite non ci sia. Non ci sia. Quindi ho ottenuto questa cosa, ma questa cosa è assurdo perché per ipotesi, noi ogni volta che c'era una successione in m x con 0 che convergeva x con 0, il limite f di x con n doveva fare l. Invece noi abbiamo trovato una successione in m con 0 che converge x con 0 e tale che il limite non fa l, cioè tale che non è vero che il limite faccia l. Quindi questa conclusione è assurda. Da dove si è originato l'assurdo? Dall'aver ipotizzato che la tesi non fosse vera. Quindi la tesi in realtà deve essere per forza vera. Quindi la tesi, diciamo, quindi il limite per x che tende x con 0 di f di x è uguale a x. E abbiamo finito la dimostrazione. Ok? Quindi questo è il quello che va sotto il nome di teorema ponte. Quando io devo verificare che il limite per x che tende a x con 0 di f di x faccia 7, basta verificarlo solo sulle successioni che stanno in me e che convergono a x con 0. Però non solo su una successione, ma dobbiamo farlo, deve valere per tutte le successioni. Chiaro? Ora, questa cosa sembra quasi inutile perché dice io come faccio a verificare tutte le successioni che stanno in M, però è uno strumento teorico che serve per ricondurre la teoria dei limiti di funzione a delle teorie di successione. Adesso facciamo vedere perché. Facciamo due esempi. Allora ce lo scrivo, esempio di ragazzi, la video lezione serve a voi, non a me. Io queste cose già le so. Se fate brusio ve lo trovate sulla video lezione. Dopodiché direte: mannaggia il professore che non ha fatto stare zitto, c'è poca colpa a me. Quindi se state più in silenzio è un investimento e poi ve lo ritroverete, perché magari avrete bisogno di riguardare questa lezione, alcuni avranno bisogno. E allora, se qualcuno prevede di aver bisogno di riguardare questa lezione al compagno che fa brusio, minaccia di dargli un cazzottone in testa, minaccia, solo minaccia, noi non siamo violenti, però glielo fa capire. Cioè, guarda che tu l'hai capito, magari lascialo capire anche a me. Ok? Allora, esempio di utilizzo del teorema ponte. Ok. Ne facciamo due di esempio. Allora, facciamo proposizione sia E contenuto in R, F e G due funzioni da E a valore in R, x con 0 un punto di accumulazione per E. Poi supponiamo che il limite per x che tende a x con 0
di f di x faccia L, che è il limite per x che tende x con 0 di g di x faccia m, allora il limite per x che tende x con 0 di f di x più g di x fa L più m, che è un teorema del tutto analogo a quello che avevamo stabilito per il successo, cioè il limite della somma è uguale alla somma. Oh, badate bene, questo teorema si può anche dimostrare direttamente, cioè senza usare nessun teorema Conte, si fa un ragionamento e si dimostra. Però noi, visto che abbiamo il teorema Conte, lo facciamo con il teorema Conte, perché poi, una volta capito come funziona, si capisce benissimo che vale per la somma, vale per il prodotto, vale per il rapporto, vale per qualunque cosa. Ok, allora, dimostrazione. Allora io dico sia x con n una successione contenuta in e meno x con 0, tale che il limite di, per n che tende a infinito di x con n sia uguale a x con 0. Ok? Per il teorema Conte, nella freccia che va da sinistra verso destra, c'era una cosa che dicevo che se il limite di una funzione vale L, allora su queste successioni cosa succede? Avremo il teorema Conte nella freccia che va da sinistra verso destra, avremo che il limite di f di x con n quanto dovrà fare? Allora, se il limite di f di x fa L, il limite di questa f di x con n quanto deve fare? Che qualcosa dice il teorema Conte? Se il limite di f di x fa L, il limite di f di x con n deve fare L pure lui. E quindi il limite di g di x con n deve fare, allora, g di x tendeva a n. Il limite di g di x con n deve tendere pure lui a n. Quindi per i limiti, per i teoremi sui limiti di successione, il limite di f di x con n più g di x con n deve fare, allora questa successione tendeva a L, questa successione tendeva a m, la successione somma tende a L più m. Quindi scrivo qua centrale, quindi per il teorema Conte, stavolta usato nella freccia che va da destra verso sinistra, avremo che il limite per x che tende x con 0 di f di x più g di x quando deve fare L più n. Perché? Questa successione che abbiamo fissato, a parte il fatto di convergere x con 0, qua dentro era arbitraria. Allora cosa dice il teorema Conte? Dice che se tu hai che per qualunque successione il limite, qualunque successione che tende a x con 0 che sta là dentro, il limite della funzione calcolata sulla successione è un certo limite fissato. Qua, qual è la funzione? La funzione è f più g. Se il limite di f di x con n più g di x con n fa L più m per qualunque successione, che vuol dire? Che il limite di tutta la funzione, cioè il limite di f più g, deve fare L. Fine. Ora capite bene che se qua invece di starci la somma ci stava il prodotto o la differenza o il rapporto, era esattamente la stessa cosa, perché questo schema qui all'andata era lo stesso, questo schema qui al ritorno era lo stesso. L'unica cosa che cambiava è che qua nel teorema sul limite di successione devo usare il teorema sul limite della somma invece il teorema sul limite della differenza, il teorema sul limite del prodotto e il teorema sul limite del rapporto. Ma se c'era il prodotto,
f disco n per g disco n non tendeva a l più m ma tendeva a l per m. Quindi una volta fatto un esempio, chiaramente vale, come vale per la somma, vale per il prodotto. Ripeto, questo teorema si poteva anche dimostrare direttamente. Andiamo a vedere un altro esempio. Stavolta prendiamo solo una f. Andiamo a vedere per esempio l'unicità del limite. Allora, come funziona l'unicità del limite? L'unicità del limite dice che se il limite per x che tende x con 0 di f di x è uguale a L1 e se il limite per x che tende x con 0 di f di x è uguale a L2, allora L1 deve essere uguale a L2. Questo è il teorema dell'unicità del limite. Non dice che ci sta il limite, lì è uguale che non esserci. Ma se ce ne stanno due, sono uguali. Quindi in realtà il limite è uguale. Allora, come funziona la dimostrazione? Usando questa dimostrazione, provate per esercizio a farla direttamente, cioè senza usare il teorema Ponte. È facilissimo. Basterà prendere il delta minore della distanza di L1 e L2 diviso 3 e ragionare direttamente. Si può fare, provate a farlo. Qualche volta le cose bisogna provare a farle anche in maniera autonoma, perché sennò non si impara mai. Però io ve lo faccio usando il teorema Ponte. Allora io dico, prendo x con n. Allora, se vale questa ipotesi, dico sia x con n contenuti in e meno x con 0, tale che il limite di x con n sia uguale a x con 0. Allora, per il teorema Ponte, nella freccia che va da sinistra verso destra, ottengo che il limite di f di x con n deve fare L1 e che il limite di f di x con n deve fare pure L2, perché io so che il limite di f di x fa L1 e quindi il limite di f di x con n deve fare L1 e il limite di f di x deve fare L2 e quindi quell'altro limite pure deve fare L2. Ma siccome noi conosciamo il teorema di unicità del limite per le successioni, le successioni, posso concludere quindi L1 è uguale a L2. Stavolta il tornare indietro non mi serve, perché una volta che ho stabilito che L1 è uguale a L2, quella è la mia tesi. Quindi vale l'unicità del limite, vale il teorema del confronto, i due carabinieri valgono, i teoremi algebrici, insomma, valgono esattamente le stesse cose, o per meglio dire, delle affermazioni analoghe, perfettamente analoghe a quelle che abbiamo fatto le successioni. Ok? Quindi non c'è bisogno di rifare una teoria sui dei limiti per le funzioni. C'è bisogno, casomai, di fare degli esercizi per vedere certe funzioni in, diciamo, che limiti hanno. Ok? E questo è quello che andremo a fare nella seconda ora. Anzi, in particolare andremo a farlo, però prima di farlo ci interesserà farlo in un modo leggermente diverso. Ci interesserà, cioè, definire il concetto di funzione continua
che di andare a vedere quali sono le funzioni continue. Dire che una funzione è continua in un punto significa calcolare un certo limite, verificare quanto significa verificare che il limite per x che tende a discontinuare di f di x è uguale a f di x. Questo sarà, questo significa. Però diciamo questo lo vedremo dopo. Questo perché sarà più facile ricordare che certe funzioni sono continue, poi quando invece abbiamo una forma indeterminata il limite invece si calcola. Ok? Allora, vediamo se... Allora, direi che si può fare qualcosa.